Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951. E delle cose che dico, io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, buongiorno, buongiorno a tutti. Fatalmente in questo appuntamento parliamo delle cose che succedono, che vogliamo che non succedano, ma anche ci proiettiamo verso il futuro, perché vedete, stanno quelli che sono nati vecchi, perché io sono arrivato a quasi 70 anni, ma ci sta gente che il giorno che è nato come cervello teneva già un cervello ultracentenario, stanno ancora i sondaggi, gli interpelli dei cittadini, voi che volete, voi non sanno che cosa fare. Noi abbiamo le idee molto molto più chiare e ci stiamo preparando per il futuro con un sistema che credo abbiate già molto ben intuito, parlando delle cose fatte e dalle cose fatte proiettandoci verso il futuro, quello che sarà l'impegno di coloro che avranno la responsabilità di amministrare questa città. Occupiamoci, spesso ci siamo occupati degli interventi edilizi pubblici, eccetera. Io oggi vorrei partire, e poi ci proiettiamo sul futuro, su come abbiamo gestito, e ostinato, su come abbiamo gestito l'attività edilizia privata. E spero, come sempre, di essere molto chiaro. Io faccio un giro, ho imboccato Viale Terminillo, dalla parte del tribunale, così mi potete seguire. Procedendo verso fuori Cerignola, per andare verso la circonvallazione, sulla destra voi trovate un importante negozio per i bambini, giocattoli, annessi vari. Ecco, più o meno all'altezza di quel negozio, sulla sinistra, potete imboccare una strada molto sconnessa, per la verità, là non siamo ancora, non eravamo riusciti a fare un intervento come abbiamo fatto su tutto il viale e altrove. In fondo a questa strada noi abbiamo una costruzione privata che io ho visto sere fa girando, una costruzione molto esteticamente molto bella, anche imponente. E mi sono ricordato che, pur essendo quella una iniziativa privata, i privati sottoposero un progetto, un'idea, io mi impegnai all'epoca molto, e penso che me ne darà atto il progettista, che se non ricordo male era l'ingegner Nicola Rizzo, mi impegnai molto con gli uffici nel caldeggiare quella soluzione urbanistica. Sono passato sere fa e ho visto che quella costruzione è andata avanti in maniera importante, mi sembra che sia quasi, insomma, ultimata, e devo dire, in un posto dove c'era solo abbandono, terra, erbaccia, adesso c'è un insediamento edilizio privato esteticamente molto bello. Credo che sarà funzionale, sarà abitato e quindi fungerà, pensavo proprio questo, da riferimento per bonificare e riqualificare tutto il tratto di strada, quello credo che sia via San Samuele, insomma, potrei sbagliarmi, che va da Viale Terminillo fino a questa costruzione, perché una volta che alla fine di quella strada si è realizzato un insediamento privato apprezzabilissimo,
Bene, tutta la zona viene a essere rivalutata e si comincia a ragionare dall'angolo di via del Minillo fino a quella costruzione. Ci stanno, non so, 100 metri, 150 metri, non saprei dire, perché devono essere degradati e abbandonati. Completiamo questo comparto dalla nuova costruzione fino all'incrocio, riqualifichiamolo, andiamo a vedere che cosa si può fare. Nella stessa zona sono andato, perché ci mancavo da tempo, a vedere a che punto fosse una realizzazione, anche questa privata, della chiesa evangelica. E devo dire, quando sono arrivato in quella piazza, si è visto subito questo edificio, che è veramente, come dire, bello, esteticamente bello. Mi sembra, non ho potuto guardare dentro perché è ancora in costruzione, ma mi sembra molto apprezzabile. E ho pensato che le persone che appartengono a questo culto, quando mi vennero a trovare, anche l'assessore Morra, erano disperati perché non riuscivano a realizzare questo sogno da decenni. E noi li aiutammo, il comune fra l'altro cedette quel suolo, non nascondo, anzi lo rivendico, facciamo di tutto per favorire questo acquisto e per favorire la realizzazione di quel luogo di culto, che ha un giardino antistante che immagino, conoscendo queste persone, sarà poi abbellito, reso ancora più gradevole. E ho guardato, ho visto il risultato di un'attività, è vero, è edilizia privata, senza la collaborazione dell'assessore Mora e del sindaco Met, lì non ci sarebbe nulla, ci sarebbe la terra, l'immondizia, le erbacce. E invece abbiamo questa realizzazione. Ovviamente poi l'occhio mi è caduto di fronte al luogo di culto su una staccionata che sta là da 20 anni, forse di più, esagerando, 15, ma non meno. Cioè noi, in un quartiere abitato, residenziale, anche, come dire, abbastanza ambito dal punto di vista della sistemazione di nuove famiglie, di persone che acquistano e vanno ad abitare in quella zona, abbiamo ancora, e più in là ce n'è un'altra, una staccionata che circonda una zona degradata, abbandonata, per la quale, anche lì si tratta di un intervento privato, per la quale il comune avrebbe potuto e dovuto, già da decenni or sono, trovare una soluzione. E io l'avevo trovata, l'avevo fatta. Poi arrivò la commissione, sapete come fanno questi? Bisogna stare fermi, perché Donatino ha detto che a Cerignon l'edilizia si deve fermare, l'unico che deve costruire è lui, e quindi tutti vanno boicottati, vanno bloccati, va impedita investimenti e attività. Ma è da rifare subito quella cosa, appena avremo fatto le elezioni, appena avremo una giunta in carica, è chiaro che lì bisogna intervenire, bisogna fare in modo. E come si fa? Ci si siede con il privato, avendo ben chiari gli obiettivi del pubblico e gli obiettivi del privato, si va incontro al privato perché faccia l'investimento e ci si garantisce un ritorno. Qual è il ritorno? Lì io, se mi avessero fatto lavorare, avrei avuto subito l'apertura di un cantiere e la sistemazione di quell'area e dell'area a fianco abbandonate, e avremmo avuto investimento, avremmo avuto lavoro, avremmo avuto riqualificazione di tutto il quartiere, e io avrei avuto
La sistemazione dell'ingresso di via San Samuele, l'incrocio con la statale 16 bis, perché l'imprenditore mi aveva già promesso, si scrive tutto, un contributo per realizzare uno svincolo adeguato col monumento d'arte stradale al centro, sulla via che porta all'ospedale. Ma in più il Palazzo del Volontariato a Torricelli, che sta abbandonato ormai da anni, io avrei avuto la sua riqualificazione e la sua restituzione a un utilizzo pubblico, perché pensavamo di collocare lì uffici distaccati del comune, in maniera tale che uno che abita a Torricelli non debba andare al comune per farsi la carta d'identità, ma già l'ufficio distaccato, in un futuro auspicabile anche un distaccamento, non so, dei vigili urbani, delle associazioni che curano gli interventi di carattere sociale, sempre per favorire la riqualificazione di quel quartiere. Ma mi sono fatto distrarre dalle cose da fare. Però torniamo al luogo di culto già fatto. E vi confesso, così sarà la campagna elettorale, ve l'ho detto prima, così sarà. Quello l'abbiamo fatto, questo di fronte non l'abbiamo potuto fare, ma lo faremo non appena voi ci avrete dato fiducia. Da lì sono passato, sempre sul viale Terminillo, davanti all'attività artigianale del signor Erigno, che è un gommista. Anche lì mi ricordo che un caro amico mi portò in comune questo signore, dicendomi: Franco, c'è questo signore che da 15 anni, 20 anni ha un sogno che non può realizzare. E qual è il problema? Il problema era che la zona antistante l'officina era di proprietà comunale. E che se ne fa il comune di 20 metri inutilizzati? Fra l'altro il comune non è nemmeno un proprietario avveduto, perché non pulisce, perché non tiene i soldi, non qualifica, non manutenzione. Che ce lo veniamo a fare sto pezzo di terra? Vendiamolo ad un cittadino che lo vuole acquistare e che vuole creare una dipendenza dalla propria attività artigianale, con questo risultato: il comune prende i soldi, il privato realizza un obiettivo, la attività artigianale viene riqualificata a una zona a sua disposizione utile, e quel pezzo di terra che tu arrivando vedevi abbandonato diventa una cosa gradevole da città che sia meritevole di questo nome dal punto di vista delle strutture. E poi da lì ho visto di fronte al Famila un altro intervento di edilizia privata gradevolissimo, almeno per il mio gusto, molto bello, che riqualifica quell'angolo di città proprio a fianco all'hotel Greco, che è anche quello un'opera molto meritoria, sia perché dà alla città un servizio, sia perché esteticamente la abbellisce. Di fianco, appena superato il portico, l'intervento sulla vecchia, nella zona della vecchia distilleria Franceschinelli, anche quella è una riqualificazione. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di edilizia privata, non pubblica, privata. Ma sto parlando di privati che sono intervenuti nelle varie zone, nei vari settori, ma potrei fare altri esempi, grazie ad una politica edilizia molto avveduta da parte dell'amministrazione. Quindi, privato che ha trovato riscontro nel pubblico, risultato, riqualificazione, anche qui investimenti privati, lavoro per le aziende di Cerignola, riqualificazione
E allora, detto questo, ci prepariamo alle elezioni. Noi non dobbiamo scervellarci per cercare le cose da fare, perché di cose da fare ne teniamo assai e le teniamo ben chiare in testa, molto ben chiare in testa. Che bisogno delle cose che si facevano nell'Ottocento. Io vado cercando gente che voglia continuare su questa strada. La vado cercando fra coloro che hanno già condiviso la mia esperienza nei 4 anni scorsi, ovviamente con qualche eccezione indispensabile, ma la vado cercando in quelli che condividono quest'opera. Cioè, se uno vuole che Gerignola resti una città a macchia di leopardo, dove costa costruita, di fianco c'è l'immondizia, è inutile che parla con me, è inutile che si candida con me, è inutile che viene ad amministrare con me. Se invece uno accetta questo principio, che io ho tratteggiato in grandi linee, ma credo chiaramente, e dice: mi sta bene quello che vuol fare il sindaco, anzi, voglio aiutarlo a fare queste cose, perché magari il sindaco non si è reso conto che facendo così si faceva meglio. Benissimo, tutto questo è ben accetto. Tutto questo è desiderato da me. E vedrete che man mano che avremo date certe sulle elezioni, ci sarà molta disponibilità. E allora io approfitto di questo appuntamento, che ormai è tradizionale, con TRC e con questa trasmissione, per dire: vedete quello che sta succedendo a Roma? Non lo facciamo succedere a Cerignola. Lasciate perdere, lasciate perdere. Qua abbiamo le idee chiare. Abbiamo un candidato sindaco che si chiama Franco Metta, abbiamo un'esperienza amministrativa di 4 anni che non è negativa, anzi è positiva, non abbiamo da fare campagna elettorale promettendo, ma abbiamo campagna elettorale da fare dicendo ai cittadini: andrò in tutti i posti dove abbiamo fatto cose, dicendo: vedete quanto è bello questo che abbiamo fatto, se mi date fiducia facciamo anche di fronte. Sto immaginando proprio in quella piazza che vi descrivevo. Facciamo anche di fronte, e facciamo anche di là, e facciamo anche su, e facciamo anche giù. Chi vuole collaborare a questo progetto, aggiungendo, incrementando? C'è una leggenda metropolitana che vuole che il sindaco Metta decidesse tutto. Io vi invito, se avete conoscenza, amicizia, confidenza con qualcuno che ha amministrato insieme con me, a chiedere se fosse vero, se sia vera questa cosa. Vi garantisco che vi diranno che è falso, perché non c'è persona, e questo non lo dico solo in riferimento all'esperienza di sindaco, ma anche alla mia esperienza professionale, non c'è persona che più di me apprezzi la delega, che più di me apprezzi la condivisione, la corresponsabilizzazione. Ecco perché certe volte mi incazzo molto con chi tradisce questa fiducia, perché io sono molto aperto a questo tipo di collaborazione, ma mi aspetto da parte di chi viene coinvolto molta lealtà. Quindi non abbiate questo timore. Quello che noi vogliamo e dobbiamo fare è sviluppare questa città, migliorare questa città. Dobbiamo ripetere le operazioni che abbiamo già fatto in gran parte di questa città. E io ho ogni volta l'esempio davanti agli occhi. Mi affaccio al balcone dello studio, questo che vedete alle mie spalle, guardo il McDonald's, mi ricordo che là era tutto abbandonato, sporco e incivile, e dico: perché a fianco non si può fare la stessa cosa?
non un altro McDonald's, perché a fianco non si può fare una sala bingo, perché non si può fare un centro commerciale, perché non si può fare un cinema, perché non si può fare, come dice un amico mio, perché non facciamo un manicomio che ci serve, perché abbiamo molta, molta richiesta. Faccio questa, perdonatemi questa battuta, ma è così. E tutto questo lo deve fare una compagine che sia solida, sia coesa, che ragioni da squadra, come con me hanno sempre ragionato da squadra, salvo che poi c'era sempre. Capitava che il portiere si vendeva la partita all'insaputa degli altri giocatori, e quindi quando poi l'abbiamo saputo è chiaro che abbiamo cambiato il portiere, ma questo ci sta nella fallibilità delle cose umane, e di questo io, pur non avendo nessuna colpa, vi devo sempre chiedere scusa. Ma aprendo questa compagine a tutti i contributi che arrivano da gruppi organizzati, ben venga, ma se arrivano anche da singoli privati, il mio numero di telefono è la cosa più nota del mondo e io sono pronto, disponibile, avendo il tempo necessario per accogliere tutti i suggerimenti, non solo, ma tutti i contributi. Perché vi racconto questo piccolo aneddoto e chiudiamo così. Studio mio, a parte me, c'erano altri 4-5 avvocati che lavoravano con me, fra i quali uno, giovanissimo, che era appena laureato, credo, il quale era molto volenteroso. E vi dico, esaminando un fascicolo, prese un attacchino come questo, lo appiccicò sopra il fascicolo e scrisse sull'attacchino quello che secondo lui bisognava fare, nel caso di specie, bisognava citare per una certa udienza un testimone. E il bravo giovane, attualmente è un avvocato della città, scrisse: bisogna citare i testi, e consegnò questo fascicolo in segreteria, alla mia segreteria, perché si facesse poi questo adempimento. Un mio collega di studio, un poco più esperto, che lavorava con me da qualche anno, quando si vide arrivare il fascicolo e capì che il giovanotto appena arrivato aveva scritto bisogna citare il testimone, sotto sullo stesso attacchino ci scrisse e a chi cazzo ha scritto? Chiaro? Cioè, hai capito che bisogna fare questa cosa? Che tu lo scrivi o lo dici alle nuvole, non serve a niente. Visto che si deve fare, visto che diligentemente hai capito che bisogna fare questa cosa, a che cazzo aspetti? Così dico io, e magari eliminiamo il che cazzo, e dico, siete convinti che a Cerignola si debba fare tanto? E a che aspettate? Bisogna impegnarsi. E io vi sto offrendo a tutti la possibilità non di parlare, ma di venire in amministrazione e a fare insieme con me. O che vivo, state per voi.